Salve a tutti ragazzi, sono Joy Shacon e bentornati su Kingdom Hearts Union Cross. Oggi è il 21 maggio 2018 e c'è stato un update del contenuto di gioco veramente, veramente povero. Come avrete già notato dall'anteprima del video, capirete cosa c'è, cosa è arrivato sostanzialmente VIP e Union Cross. Ormai lunedì penso sia diventato lo standard per queste due cose, a meno che quando magari Union Cross dura 2 settimane, il lunedì è presente solo il VIP oppure un altro evento un po' scarno, come è successo domenica. E andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora, partirei un attimo dai problemi che ci sono stati nel giocare di ieri, quindi del 20 maggio. Sostanzialmente si scusavano di questo fatto e stanno risolvendo la cosa. Non so se hanno già risolto. Io gioco tranquillamente, non ho nessun tipo di problema, però magari qualcuno potrebbe avere ancora problemi. Non hanno annunciato che hanno risolto questa cosa, però penso che qualcosa abbiano fatto. Andiamo back. Consecutive Battle Challenge, ragazzi, questa è arrivata il 19 maggio, quindi è arrivata sabato. Ed è quella che era arrivata la scorsa volta. Dura fino al 26 di maggio. Ci sono 10 quest per ricevere un totale di 300 jewels. Sono due missioni, ragazzi. Quindi, consecutive challenge, diciamo 1 e 2. Se andate a vedere negli eventi, noterete che ce ne sono due. Quindi, in totale riceviamo 600 jewels. Il che non è male, non ci sputiamo sopra, però potrebbero impegnarsi, potrebbero fare qualcosina di meglio, secondo me, anche perché questa battle è veramente, veramente scarna di competizione, di strategie e cose varie. Non, cioè, voi andate avanti dritti come un treno verso il target, sconfiggendo tutti i nemici presenti e non prendendo l'unica cassa che c'è. E la fate tutti gli obiettivi senza nessun tipo di problema. Andiamo back e andiamo direttamente al VIP, che è sostanzialmente uguale a quello della settimana scorsa, quindi 3000 jewels, poi Tunax e Pluto, le altre 4 copie, 1400 jewels. La medaglia la conosciamo già, ci sono stati dati dei jewels, mi pare, per un disguido nel suo ah no, per il suo moltiplicatore, ragazzi, che era sbagliato, adesso è corretto. Per chi ha preso il VIP daranno un punteggio MKB. Penso questa settimana, non mi ricordo quando, mi pare la versione 24-25. Comunque, se riceveremo per chi ha preso il VIP della scorsa settimana questo punteggio MKB. Non so se chi prenderà pure questo VIP lo otterrà, non hanno specificato questa cosa, ma non penso. La medaglia già la conosciamo, quindi Master Sian RTX Plus, già ancora la sesta medaglia. E conosciamo già anche questa. Poi 7 Magic Broom Medals, il che è ottimo, ragazzi. È un altro Fantasia MKB, sostanzialmente un Fantasia MKB e più. Poi 2 Power, 2 Speed, 2 Magic Gems che non fanno mai schifo. E poi 7 Magic Mirror Quest. Io gradirei tanto se queste dei 7 Magic Mirror venissero raggruppate in meno. Sostanzialmente in meno quest, perché sono veramente 7 quest dove tu devi prendere un Magic Mirror a quest, me ne metti tutti e tre e ciao, cioè è inutile che mi metti i Moogle ormai, che sono veramente inutili perché siamo pieni di money sostanzialmente. E questo, ragazzi, era il VIP di questa settimana. Back, io mi aspettavo qualcosina di più dato l'aggiornamento del 25, ma forse verremo tutto lunedì prossimo. Restate aggiornati. Union Cross, ragazzi, dura fino al 28 di maggio, quindi una settimana se non vado errato. Oggi è il 21. Gli orari sono sempre quelli ad UTC, aggiungete 2 ore e farete il nostro orario, quindi 13, 19, 23, 5 e 8. Molto velocemente, ragazzi, dura sempre mezz'ora Union Cross Bonus, quindi mettetevi lì, in mezz'ora riuscirete senza problemi a fare tutte le board interessanti questa volta, veramente interessanti, che andiamo subito a vedere. Charity Hat con la frase che non
Penso sì, ok, è un pet, è per il pet ragazzi, quindi uno spirit part che non dà perk. Poi 3 wishes booster, molto buono, sono curioso di vederlo sinceramente. Poi Magic Broom Set 1, Magic Broom Set 2 ragazzi, attenzione, novità, ci sono due scopine all'interno di queste porte di Union Cross. Solitamente ne è solamente una, ma mi fa sempre piacere vederne due. E poi Magic Mirror Set 1 e Magic Mirror Set 2. Perfetto ragazzi, il booster penso che sia come quelli che abbiamo visto fino adesso, quindi se andiamo a completare la board avremo più 1.00 ovviamente su ogni slot dall'1 al 5 del 3 Wishes. Non so che moltiplicatore abbia a livello 25, ma adesso magari lo vediamo insieme e scadrà questo booster come gli altri il 1° giugno alle ore 9. Scusate ragazzi se la mia voce sembra un po' strana, ma ho mal di gola e ho raffreddore, sono veramente messo male. Andiamo a vedere un attimo insieme il 3 Wishes, perché sono curioso. Uno vuoto magari. Ok ragazzi, 1,90, 2,35, 1,70, 2, 2,40. Quindi sostanzialmente andremo a 2,90, 3,35, 2,70, 3 e 3,40. Non male. Non male, però ragazzi abbiamo il Counterpoint, abbiamo il Diamond Dust, non so quanto questi booster intermedi possano incentivare la gente a giocare questi Keyblade ormai datati, magari sullo Starlight avrebbe un senso, visto in JP molti utilizzarlo con il booster, ancora qui non è arrivato, vedremo. Sarò tanto curioso di vederlo su un Diamond Dust, su un Fairy Stars, anche se non so se sul Fairy Stars arriverà mai perché diventerebbe veramente scandaloso 3,10, 3,70, 3,80, 3,90, 4,10, cioè, e solamente perché a livello 35,5 gli altri fanno ancora più paura, ragazzi. Sostanzialmente da questo video del lunedì è tutto, noi ci vediamo al prossimo video da Josh Shacon, ciao ragazzi!